Sono Pietro De Rossi e da psichiatra mi occupo del periodo di transizione fra la tarda adolescenza e la prima età adulta nella DHD. È un discorso particolarmente importante perché c'è un punto molto vulnerabile nella catena assistenziale proprio in questo passaggio, sia per un motivo di servizi che per motivi clinici. Infatti, passando dalla tarda adolescenza alla prima età adulta, le comorbidità del disturbo prendono una certa forma, la diagnosi acquista più difficoltà e soprattutto la gestione dei trattamenti farmacologici e non deve essere molto ben personalizzata. Per questo motivo oggi parlerò di come si sviluppano le strutture cerebrali proprio alla transizione evolutiva fra la tarda adolescenza e l'inizio dell'età adulta e come questo può darci strumenti per comprendere la complessità della sindrome e ottimizzare la gestione del trattamento.